Ciao fans della WWE, io sono Maxis Awesome 92 e nel video sulla reunion dello Shield in moltissimi mi avete detto che secondo voi Braun Strowman si alleerà con Dolph Ziggler e Drew McIntyre, ma onestamente non sono proprio d'accordo con voi. Sono troppo diversi per fare gruppo e onestamente non penso proprio che la WWE abbia intenzione di tornare il mostro che cammina tra gli uomini. This is something I thought I would never see. For Braun Strowman. Vabbè, allora me l'ho fatta apposta! Solamente 7 giorni dopo la reunion dello Shield, Braun Strowman va esattamente contro le mie parole, decidendo di schierarsi dalla parte di Ziggler e McIntyre, in modo da affrontare i mastini della giustizia ad armi pari. E questo lo considero un errore madornale. Avrei di gran lunga preferito che per questa faida i ruoli non fossero così delineati. Mi sarebbe piaciuto vedere entrambe le parti più sul grigio piuttosto che una bianca ed una nera. Avrebbe probabilmente permesso una maggior libertà creativa senza i binari troppo vincolanti di buoni contro cattivi e non mi attira l'idea di avere Braun Strowman heel visto quanto è over. È una scelta chiaramente dettata dal fatto che a Raw non ci sono cattivi di primo piano e questo trio con Ziggler e McIntyre mi sembra fin troppo forzato e sbrigativo, giusto per arrivare al 3 contro 3 di Super Showdown in Australia. Inoltre potremmo discutere per ore su quanto sia sbagliato prendere quello tifato universalmente da tutti e che venne anche attaccato in una situazione di 3 contro 1 e renderlo il cattivo della storia, ma lo sapete, alla WWE non importa del tifo del pubblico, dobbiamo tifare chi la federazione ci dice di tifare. Tuttavia, trovo ottima la scelta di far incassare Braun Strowman facendogli richiedere un match titolato. È proprio quello che avrebbe dovuto fare già il giorno dopo la vittoria della valigetta. Non capisco quelli che parlano già di incasso sprecato. Certo, Strowman avrebbe potuto competere per il titolo universale anche senza Money in the Bank, per questo continuo a dire che non c'era assolutamente bisogno di fargli vincere la valigetta mesi fa. È che ormai è proposto in maniera talmente tanto dominante che non lo si può far perdere e basta, bisogna creare degli scenari appositi per non farlo vincere, e a Money in the Bank han creduto che non fosse il caso. È un mostro inarrestabile, gliel'han fatta vincere, quindi dobbiamo starci. Ma da qui a dire che il suo incasso è sprecato, ce ne passa. Come ho appena detto, il suo incasso avverrà nel modo più adeguato per il suo personaggio. E se lo dite solo perché, con molta probabilità, non vincerà, vi sbagliate di grosso. Il regno di Reigns è appena iniziato, sì, la vedo difficile che perda già il titolo, però la sconfitta di Strowman sarà resa possibile da mille attenuanti, cominciando dal fatto che, in quella gabbia, vi entrerà praticamente mezzo mondo ad interferire. Una sconfitta di Strowman ci sta in termini di storyline, per questo non si può e non si deve parlare di spreco. Far perdere qualcuno non significa necessariamente distruggerlo, specie se quella sconfitta è coerente con la storia che stanno raccontando. Tutt'altro discorso per Damien Sandow e Baron Corbin, gli unici due ad aver fallito il proprio incasso. In questi due casi le loro sconfitte arrivarono totalmente dal nulla e fatte solo per liberarsene il più velocemente possibile. Quelli sì che furono due sprechi assurdi. Questo incasso pianificato di Strowman è stato l'unico momento di brillantezza nelle ultime due puntate dello show rosso, che da Monday Night Raw è diventato Monday Night Random. L'intera sceneggiata dell'arresto dello Shield, coi tre che vengono rilasciati ma tornano a fine serata dopo aver rubato una macchina della polizia. È un tipo di segmento che poteva funzionare nell'Attitude Era, ma ora risulta solo datato e poco credibile. Il pubblico di oggi non se la beve una roba del genere. Il ritorno all'azione delle gemelle Bella, in un match che ha destato più preoccupazione che interesse. Mio Dio quei suicide dive, e pensare che Brie ad Hell in a Cell se la vedrà con Maryse, un'altra che tutto è tranne che una cima nel ring. Chad Gable e Bobby Roode accoppiati perché non hanno niente di meglio da fare in singolo. Drake Maverick, nuovo manager degli Authors of Pain, con tanto di ring attire ancora più a caso. E su tutti Kevin Owens, che dice di abbandonare per poi tornare una settimana dopo attaccando Bobby Lashley. Per carità, l'attacco ai danni del dominatore ha senso, come detto dallo stesso Owens, ha bisogno dell'aiuto del suo migliore amico, Sami Zayn, attualmente infortunato. E chi è che l'ha messo fuori dai giochi? Proprio Bobby Lashley. Ma il problema è alla base. Durante il suo annuncio partirono le speculazioni. Quando sarebbe tornato? Come sarebbe tornato? Ma perché farlo tornare già dopo una settimana, solo per trollare i fessi che hanno creduto che lasciasse davvero la federazione? Come se non bastasse, al termine della puntata, ha attaccato lo Shield assieme a tutti gli altri cattivi del roster sotto il comando di Braun Strowman, dimenticandosi di quando lo stesso Strowman lo abbia distrutto per settimane a Raw e a SummerSlam. Non c'è attenzione al prodotto, è come se Raw fosse una nave che naviga a vista, è come se lo show fosse scritto da persone che nemmeno si ricordano cosa hanno scritto nella puntata precedente, perché l'incoerenza narrativa è troppo forte per essere casuale.
Mi spiace aver fatto questo video con così poca distanza da quello della reunion dello Shield. Avrei davvero voluto che quell'impeto di positività durasse più di 2 settimane, ma siamo di nuovo tornati all'odio viscerale che ha contraddistinto Raw in quest'estate. Davvero, queste ultime 2 settimane di Raw hanno dato vita a molte più domande che risposte, e in un senso estremamente negativo. Rimango positivo per il main event di Hell in a Cell. Roman Reigns contro Braun Strowman può essere molto interessante e dannatamente divertente come Hell in a Cell match, ma il modo in cui ci siamo arrivati, proprio no. Voi invece, cosa ne pensate della piega presa dalla faida tra lo Shield ed il mostro che cammina tra gli uomini? Vi sta soddisfando o, come me, vi siete accorti di troppi problemi? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.